Bentornati con Ancora TG. Si terrà domani presso l'Istituto di Medicina Legale di Terni l'esame autoptico sul corpo di Elena Mariana Sobaiala, la 24enne rumena massacrata all'interno dell'appartamento di Bastardo dove abitava con il suo convivente. L'autopsia, oltre a chiarire le cause della morte, svelerà anche l'orario preciso in cui è stato commesso il delitto e se, come sembra probabile, Elena sia deceduta in seguito ad una lunga agonia. Particolari che serviranno a confermare o meno le dichiarazioni di Yonut Farkas, il 23enne compagno della ragazza accusato di omicidio pluriaggravato. Ieri il giovane muratore rumeno, durante l'udienza di convalida dell'arresto, ha negato di aver ucciso la sua convivente. La sua versione però non ha convinto il GIP, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Rimaniamo a Spoleto, dove si è scatenato un vero e proprio terremoto politico in seguito al sondaggio telefonico in corso in questi giorni in città, dove vengono chieste opinioni sull'attuale giunta e su presunti candidati a sindaco. In realtà i sondaggi sarebbero due: il primo promosso dal Partito Democratico Nazionale e l'altro dal PD Cittadino. E se sulla vicenda sono state presentate due interrogazioni in Consiglio Comunale da parte del centrodestra, anche all'interno del primo partito cittadino si è scatenata la polemica. Sembrerebbe infatti che gli ex margheritini non fossero stati informati dal resto del PD dell'iniziativa e anzi in passato si erano detti contrari a un eventuale sondaggio che però, nonostante la loro opposizione, è stato realizzato. Passiamo a parlare di Foligno, dove prenderà il via il 28 ottobre la stagione di prosa promossa dall'amministrazione comunale e dal Teatro Stabile dell'Umbria. In cartellone fino a metà marzo 8 appuntamenti che vedranno protagonisti attori di fama nazionale ma anche artisti folignati. La stagione di prosa conferma il suo alto livello, spiega il sindaco di Foligno Manlio Marini, proponendo spettacoli di vario genere venendo incontro alle più diverse esigenze del pubblico. A dare il via alla rassegna sarà lo spettacolo Malacorte, portato in scena da Zoe Teatro, che sarà ospitato al Teatro San Carlo dal 28 ottobre al 9 novembre. Concludiamo con Montefalco, dove il comune stringe sempre più i rapporti con la Spagna e in particolar modo con Barcellona. Il sindaco Valentino Valentini infatti ha preso parte all'inaugurazione di Mediterrart, la mostra promossa dalla provincia di Barcellona negli spazi del Museo Marittimo. Tra le opere presentate al pubblico ci sono anche quelle di grandi artisti catalani che soggiornarono a Montefalco nell'estate dello scorso anno. Le stesse opere, una volta conclusasi la manifestazione spagnola, verranno donate al comune di Montefalco in occasione di una manifestazione che avrà luogo nella città del Sagrantino il 21 di novembre. Questa interessante iniziativa culturale, afferma il sindaco Valentini, unisce idealmente le città italiane e spagnole coinvolte, tra cui Barcellona e Montefalco, messe in collegamento da Simbola, la Fondazione per le Qualità Italiane. Questa notizia era l'ultima per oggi, ci ritroviamo domani, grazie per averci seguito. Thank you.